Ciao a tutti ragazzi e ragazze ovviamente. Siamo qui oggi per fare piccole modifiche perché questa tastiera che abbiamo presentato qualche settimana fa, o anzi qualche video fa, non è che sia un granché come tastiera meccanica. Infatti monta su degli switch blu e fa altamente, diciamo così. Ok. Quello che andremo a fare sarà a mettere anche un pochettino per rimuovere questo riverbero che c'è. Un materiale che viene messo di solito nelle tastiere custom, che è il foam, per assorbire un pochettino il suono che ci hanno queste tastiere meccaniche preassemblate, prefatte. Quindi andiamo a vedere un po'. Ok, allora come avrete sentito la tastiera non è che abbia un grandissimo suono, adesso andiamo ad aprirla. Via gli speakers. Oh, ok, uno. Questo video ha lo scopo di vedere se si possono un pochettino personalizzare e migliorare anche il suono delle tastiere preassemblate, soprattutto quelle che sono 60, 65, 68 tasti. Ok, vediamo se si può fare. Top, uno si può dire anche. C'ho già una mia tastiera perché dovrei andare a costruire una tutta mia, diciamo, no? Ovviamente. Una tastiera personalizzata custom è bella proprio perché te la sei fatta te, tua personale. Quindi andiamo a vedere un po' cosa si riesce a fare in questa qua. Anche perché il nostro scopo attualmente, se vi ricordate, abbiamo presentato due tastiere assieme. Questa qui è la Gambias, che vi ho fatto già sentire come il suono attualmente, e ovviamente abbiamo anche lei. Questa qui è una Zhulang K68, che non è malaccia con il suono. Ok, pertanto come avrete sentito questo qui ha un suono nettamente differente, è vero che questa qui monta degli switch red, aspettate che vi faccio vedere. Questa qui monta degli switch red, ok, vediamo se riesco a farlo vedere. Mentre questa qui che andiamo a customizzare un attimino monta degli switch blu, ok? Andiamo a vedere in un video a parte proprio le tastiere, la differenza degli switch, il PCB, la differenza delle dimensioni e così via, anche da meccanica a membrana, qual è la differenza l'una dall'altra, ok? Torniamo noi alla piccola Gambias.
Allora, in teoria adesso dovrebbe venire fuori. A few moments later. Oh, ecco qua. Perfetto. Sentite adesso senza, vedete che questo qui praticamente è vuoto, completamente vuoto. Sopra ci va il nostro PCB con gli switch. Purtroppo questo qui è già saldata, quindi non possiamo andargli a cambiare gli switch blu che monta già di suoi, i Cherry MX blu sono questi. Adesso vi faccio sentire l'audio di solo il PCB con i switch. Ok, come avete sentito ha un suono completamente differente fuori dal suo case, socket, chiamatelo come volete. Quindi quello che andremo a fare noi adesso è, come vi ho spiegato in precedenza, andiamo a mettere su un paio di strati di foam per poter assorbire il suono del riverbero che si crea all'interno del case della tastiera, ok? Vediamo se riusciamo a farlo subito, io l'ho già tagliato a misura questo qui. Vediamo se riesce a entrare, quindi ce la fate brutto, poi voglia... Ok, vediamo un po' se riesco a fare il buchino. Vediamo la forbicina nel caso. Olè. Perfetto, in teoria questo foam andrà semplicemente a assorbire parte del suono che si andrà a creare all'interno della nostra cassa, del nostro case, in questo caso della tastiera, per poter poi andare a ridurre l'effetto tic tic tic, chiamiamolo così, della tastiera. Andiamo a rimetterlo. Ok. In questo caso si può anche tagliare un pochettino, eh? Io lo taglierei giusto un pelino. Ok, adesso rimontiamoci su il nostro PCB con gli switch su annessi. Vediamo se sto a farlo incastrare bene. Yes, yes. Ok, riavvitiamo il tutto. E 5. Andiamo a sentire un attimo adesso come suonano la tastiera. Per cui adesso rimontiamo i keycaps e andiamo a vedere come si sente effettivamente questa tastiera adesso. Se il suono è cambiato oppure no. Perfetto, allora abbiamo rimontato tutti quanti i keycaps, ovviamente sono quelli che vengono già dati in dotazione con la tastiera, tranne l'ESC, che questo qui invece è uno che mi era avanzato dalla mia nuova tastiera che vi presenterò in un prossimo video. Comunque devo schiacciare bene 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 perché mi sa che qui il cavo non collega, no invece sì, perfetto, ok. Allora, vi faccio vedere adesso, proviamo a fare un piccolo test, colleghiamola al computer e adesso vi farò sentire la tastiera come va.
Ok, allora, purtroppo il suono non è migliorato tantissimo, però almeno quel click che c'era di fondo è completamente sparito. È rimasto ancora purtroppo il suono dei pom, che dovrebbero essere il materiale con cui è stato utilizzato per fare i keycaps qui della Gamdias Hermes 3, se non ricordo male, dovrebbe essere così, giusto? Hermes 3, vero? Sì, mi sono ripetuto. E3, Hermes E3, scusatemi. Quindi aggiungendo un pochettino di foam fra il PCB e il case della tastiera, ovviamente si è migliorato qualcosina. Purtroppo non si può customizzare più di tanto perché non possiamo andare a lubrificare gli stabilizzatori del tasto spazio, shift, del back o del backspace, scusatemi, o anche dell'invio purtroppo. Quindi questa tastiera si può al massimo sistemare così, però comunque il suono è già completamente cambiato. Poi ovviamente ballano parecchio anche i keycaps, qui purtroppo sono completamente da cambiare questi qua. Il problema è che questa qui è una tastiera 60%, quindi non abbiamo le frecciate, quindi per poterci accedere dobbiamo fare F1 e poi usare le freccettine qua così. Ed è un po' un casino. Comunque, il suono è già nettamente migliore. Vediamo se magari con la prossima tastiera che vi faremo vedere qua sul canale sarà un pochettino migliore perché è completamente modulare, si può completamente customizzare partendo dal fatto che si possono cambiare proprio tutti, oltre ai keycaps, anche tutti gli switch. E vediamo se riusciamo anche a sistemare un pochettino questo suono qua per quanto riguarda lo spazio e magari anche per gli altri, perché comunque magari riusciamo a sistemarlo qualcosina, ok? Per cui vediamo se riusciamo per il prossimo video a fare un'altra piccola customizzazione di questa tastiera. Ovviamente non sarà chissà che cosa, però vi farò vedere come lubrificare gli stabilizzatori, sempre se la vostra tastiera è possibile ovviamente moddarla così, no? Per cui mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, mettete un bel like, condividete il video, commentate e attivate la campanella. Ciao da Lenny e buon proseguimento!